Vediamo che cosa combina l'irlandese. Il suo numero. Parte il suo traversone, il suo contropiede come ha fatto in questa circostanza. Guardate il gioco di caviglia di McGeady. McGeady nell'uno contro uno è molto forte, non lo scopriamo oggi, già quando era in Scozia, veramente un giocatore molto abile. Ecco, il Basilea deve stare attento soprattutto in queste situazioni di gioco, ancora una volta. Rispetto alle tre esibizioni del Basilea in Champions contro il Bayern, contro la Roma e contro il Cluj, lo stadio questa sera sembra vuoto. Ma ne parlavamo, ha avuto bisogno di due calci da fermo, come quasi capita sempre spesso oggi nel calcio moderno. Fase di gioco piuttosto farraginosa, ora vediamo se c'è qualcuno che riesce a mettere. Sembrava fosse comunque in linea con il difensore. Comunque Kuzunga che fa buona protezione di palla. Soiano Ananiz, fermato il georgiano. Giacca, Iapi, Kuzunga, ancora Giacca. Probabilmente Alex Frey. Così sì, sì. Però è vero che quando hai di fronte un avversario come lo Spartak Mosca di stasera, che veramente. Sì. Diciamolo. Non ha reagito. Passivo, ecco. E ha subito il 2-2 come inevitabilmente. Riparte lo Spartak. Con Barov. Inseguito da Kuzunga che fa buona guardia questa volta. E probabilmente da un momento all'altro in campo si. This is life, no, this is love.